Ciao ragazzi, bentornati con un nuovo video. Oggi volevo parlarvi dell'audizione di Ray Luzier con i Korn, o Ray Luzier, come si chiama lui. Un'audizione molto interessante, tra l'altro vi linko anche poi in description un'intervista in cui lui racconta nel dettaglio. Io sapevo una parte di questa storia che mi ha sempre affascinato tantissimo, ossia che lui sia andato a fare l'audizione per i Korn l'ultimo giorno in cui i Korn erano in tour e gli hanno chiesto di prepararsi tre canzoni e tipo lui se ne ha preparate 30 e era l'audizione della vita e si vede qua che è molto giovane e molto emozionato e in questa intervista poi che vi linko lui racconta proprio che era l'ultimo giorno di tour e i tipi sono arrivati proprio tipo mangiando un panino alla scazzo totale e lui che praticamente decideva la sua vita, il suo futuro con questa audizione. Poi racconta che per non so quanti mesi non ha visto più nessuno, si è visto poi con la band a Dublino, in cui hanno fatto poi una prova e poi tutto quanto il tour per 4 mesi e mezzo. Lui racconta che praticamente prove con i Korn zero. Questa è una cosa molto interessante di questo tipo di persone che si preparano talmente bene che sembra che veramente non abbiano bisogno di provare o quasi. Questa è una cosa che io ho sempre ammirato molto perché comunque anch'io ho fatto tour provando poco, però quando provi poco secondo me lo senti, quindi mi farebbe piacere un giorno poter parlare con queste persone e chiedere dei consigli per riuscire ad arrivare al tour anche senza prove, ma così pronti. È ovvio che provi da solo, ma come sapete non è mai la stessa cosa. Detto questo, partiamo un pochettino a vedere il video, dove è un ragazzino. Notare che l'audizione sta già proprio suonando per spaccare tutto, non è. Una cosa figa, lui è entrato ha fatto l'audizione dopo che Korn stanno facendo il tour con Joy Jordison, quindi pensate al peso che aveva questo qua, minchia. Normale per essere un'audizione, che dite? Questa è la mitica Falling Away From Me. Bella questa, chiamata, dice, conta fino a 3. Ah no, dice. 4, 1, 2, 3, 4. Bravo. Vedete, questo qua è totalmente diverso da quello che faceva David Silveria. O Silvera, se non ricordo, che era totalmente diverso. Lui è molto più metal. Infatti, qua ci sono molte critiche da parte dei fan dei Korn perché lui è estremamente diverso, molto più preciso, molto più lineare. Però, effettivamente, i Korn erano un'altra cosa. Con lui sono diventati un gruppo metal. Questi qua sono i momenti della vita di una persona in cui ti passa il treno, proprio quello bello che devi prendere per forza. So, me, Fieldy and Zach wanted to just tell you, great job, and I would love to take you to Europe. Awesome, man. You got the job, man. Appreciate it, bro. Thanks, man.
Notare la calma quando gli dicono you got the job. We normally talk about dinner, but hey, man, I mean, that was pretty much in the bag. Appreciate that, man. Zach, okay. Thanks, so man. Zach, so we can stick around for the show? Yeah, absolutely, okay, cool, man. Yeah, cool, man. Appreciate it. Looking forward to it. Mitico Ray Luzier. Quindi questa audizione è figa perché fa proprio capire come si fa, cioè a che livello si arriva per un'audizione. Cioè questi non hanno mai provato, prima si vedono così. E questo la dice lunga sul livello di professionalità e preparazione che devi avere quando vai a fare un'audizione così. E lì, bello mio, non c'è trucco, non c'è inganno. I pezzi devi sapere, devi suonare giusto, devi avere una capacità di suonare queste canzoni a livello professionale da subito. Ed è questo che fa la differenza tra noi comuni mortali e i mega superhero che fanno un'audizione del genere e spaccano tutto. Bisogna sempre considerare diversi fattori, non solo i miei paradiddle sono veloci, il mio doppio pedale è figo, ma quando si parla di situazioni professionali, questo tipo di comportamento, questo tipo di preparazione è quella che fa la differenza. Quindi ragazzi, per oggi è tutto, un abbraccio, se il video vi è piaciuto un like, un commento, attivate la campanella e un abbraccio, alla prossima, ma soprattutto anzi, fatemi sapere che ne pensate dei Luzier, se siete fan della vecchia guardia, se siete della vecchia guardia dei Korn o della nuova. Un abbraccio, ciao!